Prima l'appello, poi tante domande. A porle i lavoratori di Villa dei Fiori, il centro di riabilitazione di Nocera Inferiore. Ieri mattina si sono ritrovati nel poliambulatorio Angrisani. Da tempo in stato di agitazione, sono preoccupati per il loro futuro occupazionale. Al loro fianco anche i vertici dell'azienda che da oltre un anno sono impegnati in un lungo ed estenuante braccio di ferro con i dirigenti del Distretto Sanitario 60. Questa volta però si sono rivolti direttamente al direttore generale dell'ASL Salerno, Mario Iervolino. Purtroppo, hanno detto in coro i lavoratori, ci riteniamo vittime di comportamenti discriminatori da parte del Distretto 60. Viene calpestato l'articolo 97 della Costituzione che garantisce efficienza e imparzialità bloccando le terapie di riabilitazione e lo fanno soltanto per Villa dei Fiori, preferendo invece altre aziende. Bloccare le terapie significa pazienti, in gran parte bambini, in attesa da mesi delle cure e lavoratori a rischio di licenziamento. Tutto questo, ha detto in conferenza stampa Antonella Derna, coordinatrice dei terapisti, mentre ad altri centri che sforano il budget non viene bloccato nulla, anzi vengono inviati i nostri pazienti a loro. Da sottolineare che a Salerno per la riabilitazione ci sono nel cassetto 3 milioni di euro non utilizzati. Il problema nasce secondo me già da un anno, è un anno che stiamo cominciando ad avere una serie di difficoltà con il distretto 60 e queste difficoltà, la cosa peggiore è che non si capisce che queste difficoltà, questi problemi li stanno vivendo centinaia di famiglie alle quali sono state negate le cure fin da settembre 2019. Ma quello che non si capisce è che vengono bloccate le terapie a disabili. E voglio dire, dietro un disabile c'è un mondo intero, c'è una storia di sofferenza, di familiari che sono lì in attesa, diciamo, e attendono al minore, al disabile, eccetera. Noi abbiamo chiesto l'applicazione di un contratto, di un articolo del contratto, articolo 4 del contratto che dà la possibilità di erogare dei fondi in caso di risparmio, che comunque ci sono 3 milioni di risparmio, e anche questo ci è stato negato. L'abbiamo chiesto a maggio, l'abbiamo chiesto il 13 ottobre e anche questo ci è stato negato. Addirittura non ci hanno neanche risposto a maggio, ci hanno risposto ad ottobre negandoci questa possibilità, la possibilità di smaltire le liste d'attesa di persone che sono in lista d'attesa da 6 mesi, un anno addirittura, che stanno lì in attesa di ricevere le cure, ed è una cosa inconcepibile veramente.